C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Occhio alla... È un grande riflesso qui. Salva la sua porta. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. La allontana con forza. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Fallo, calcio di punizione. La mette sulla sinistra. Zola. Occhio, può andare. Occhio al tiro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Gioca con un pallone lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Tentativo di allungare il gioco. Pronto al tiro. E il palo salva il portiere. Palla al centro. Pericolo. C'è il lancio lungo. Roberto Baggio riconquista la palla. Zola, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Buon lancio. Spazza via. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Palla al centro. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Zola, c'è la palla lunga in avanti. Riceve un pallone interessante. Siamo ancora sullo 0-0. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Continua ad andare, palla al piede. Ottimo dribbling. Grande movimento nello spazio. Mette la palla dentro. Lo mette fuori. Va al tiro. La toglie dalla porta. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore.
intervento Goff. Attenzione! Numero! Cross verso il centro. Brutto, brutto questo traversone. Non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Pallone lungo in verticale. Punteggio è immutato, 0-0. Cerca l'uomo là davanti. È riuscito a passare. Prova la conclusione. La palla supera la linea di porta. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Zola cerca spazio per l'affondo. Cannavaro. Sicuri in fase di palleggio. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Possibilità di... ci prova! Bella parata! Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Zola, la gioca corta. Cross verso il centro. Ci sarà un altro corner. Zola decide di battere corto. Buona la sua progressione palla al piede. Prova con la palla lunga. Ecco il lancio. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano un'azione veloce. Roberto Baggio. Cannavaro. La spinge in avanti. Tiro. Grande istinto del portiere. E trova bene il compagno. L'avversario ha avuto la meglio. Zola non impensierisce la difesa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. E il portiere dice di no. La gioca a sinistra. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Cannavaro. Scodella in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Questo errore potrebbe essergli fatale. Tenta la conclusione. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ottima giocata, pallone alto nello spazio. Prova il tiro. Conclusione sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'estremo difensore la calcia lunga. Colpisce il pallone. Fuori di poco, sfortunati qui. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Roberto Baggio scatta verso il pallone. Roberto Baggio, vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato, con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Ci mette il fisico e conquista il pallone. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E a quanto pare lo scontro di poco fa lo ha fatto arrabbiare. C'è un principio di rissa, attenzione, l'arbitro la deve sedare subito. Decide di non rischiare. Ottima pressione la sua, palla recuperata. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Guadagna metri. Un'altra azione in copertura. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare.
pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Ecco il tiro! Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Roberto Baggio si prepara a battere a rete. Il suo talento sui calci piazzati lo conosciamo tutti. Roberto Baggio! Traversa, ha colpito la traversa! Palla allontanata senza troppi complimenti. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. C'è il lungo pallone in avanti. Non c'è più tempo, finisce qui. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa, un solo gol. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la situazione, ma i loro sforzi non sono andati a segno. Siamo ai saluti finali. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie a te, Fabio.